C'è una domanda che mi assilla da qualche giorno. Io non sono un social manager, certo, però dico, sto su internet per vivere, tra l'altro, e quindi ci scrivo, diciamo, lo abito, lo frequento. Era già successa quella cosa del social manager dell'INPS, ve la ricordate? INPS per la famiglia, che a un certo punto era impazzito e aveva cominciato a prendere per il culo tutti questi poveri disperati che non si ritrovavano più nelle promesse del governo e non capivano perché la retorica del governo non corrispondesse alla realtà. Avevano appena ottenuto gli assegni, si parlava di cifre irrisorie, addirittura qualcuno si lamentava di avere preso 40 euro. Avevano raccontato che il ragazzo era molto giovane, almeno così da alcune notizie sparse sui giornali, che comunque era stato ripreso, forse è stato addirittura licenziato, ma non vorrei sbagliarmi, e che in realtà non ce la faceva più ed era stato, diciamo, un atto così di ribellione verso gli insulti che comparivano sulla pagina. Che poi, ben pensarci, se io dovessi rispondere a tutti gli insulti del buongiorno, solo per dirne uno a caso, o di questo buongiorno, vedrete, o del buongiorno di domani, di lunedì, di martedì, eccetera, penso che spenderei qualche oretta a rispondere a tutti, diventerebbe il mio lavoro la risposta agli insulti, e mi farei un fegato grosso così. E quindi, insomma, la legge di Facebook, la legge di Twitter, la legge dei social, dell'odio sgangherato contro cui ci ritroviamo, ormai la conosciamo tutti. E vabbè, e ce la teniamo. C'è una differenza sostanziale, però. Io non sono un'istituzione. E quindi la policy della gestione dei miei social è ben diversa da quella che dovrebbe essere invece ben descritta in un'istituzione, che dovrebbe comportarsi da istituzione, sia quando ci entri, quando citofoni, quando parli col direttore, e sia quando risponde su Twitter o no. Capisco anche e non condivido che un certo tipo di stampa, ad esempio, racconti certi stupri, lo stiamo vedendo in questi giorni, un po' con tutte queste sfumature porno, tipo 50 sfumature di grigio, scendendo più sui particolari sessuali, sulla cronistoria degli organi sessuali, piuttosto che avere rispetto per la vittima. Si fa così. Si vende qualche copia barzotta, ecco, in più. E purtroppo anche questo funziona. La cosa che mi lascia perplesso è il video condiviso dalla Polizia di Stato che ha voluto mostrare al mondo le vessazioni subite da quel signore anziano, vi ricordate, morto a Manduria? Le vessazioni subite da questi ragazzotti. Si vede nel video, il video è molto buio, molto scuro, si vede che spalancano la porta, si sentono le urla di quel povero disgraziato e poi i ragazzi che ridono, si spingono, si danno di gomito ed escono. E mi chiedevo, allora, siccome non c'è nessuna possibilità di riconoscere gli autori del fatto, tra l'altro l'immagine, come vi ripeto, come vi dicevo, era molto buia, quindi insomma, e poi tra l'altro la polizia non chiede di riconoscere, cioè non è che dice vi mostriamo questa immagine perché abbiamo bisogno di trovare quest'uomo, come molto spesso giustamente accade, e i social su questo possono essere molto utili. E com'è andata? Lo sappiamo praticamente tutti, l'abbiamo letto su ogni quotidiano, sappiamo le vessazioni subite, sappiamo che ci sono degli indagati, sappiamo che oggi dovrebbero aggiungersi tra l'altro degli altri indagati, quindi l'operazione di polizia, almeno l'indagine sembra che si stia svolgendo regolarmente. Quel video non aggiunge nulla all'istituzione polizia. Non è il video, come ogni tanto ci capita di vedere, dell'arresto eclatante di qualche latitante che allora giustamente premia il lavoro di qualcuno. È un video che semplicemente boh, rimane così. Come quei video che ogni tanto ci sono nei riquadrini, no? Di fianco dei quotidiani. E mi domando perché? Perché? Mi chiedo, ma è normale che un social della Polizia di Stato, cioè di un'istituzione, diventi improvvisamente un propagatore di bile, di spirito di vendetta, dico come un Salvini qualsiasi? Che poi Salvini sia ministro dell'Interno, capo della Polizia. Fa ancora più sorridere. È possibile sapere, cioè, dico da qualche parte, secondo quale criterio vengono scelti i contenuti da condividere e come condividerli? Cioè, sono curioso, dico, mica peraltro. Dietro internet, che non è una cosa a sé, ci sono delle persone. E quindi c'è qualcuno che ha caricato quel video, che ha ricevuto l'ordine da qualcun altro, no? Chi ha dato quell'ordine? Perché?
ha dato quell'ordine, perché mostrarci un vecchio agonizzante e malmenato? Cioè, cosa dovrebbe aggiungere tutto questo? Ben sapendo, ovviamente, che a tutte queste domande non ci sarà mai risposta, perché questo succede. Le istituzioni, in realtà, alle domande poste cortesemente, ultimamente, non rispondono. L'avete mai notata questa cosa? Buon venerdì.